Ora Roberto Cascavilla, referente dei giovani, a nome dell'intera comunità ecclesiale della parrocchia della Trasfigurazione del Signore in San Giovanni Rotondo, eleverà la preghiera corale alla Beata Vergine Maria, mentre Ludovica deporrà dinanzi alla venerata icona della Madonna delle Grazie un omaggio floreale. Caro Don Davide, prima che le mie parole diventino preghiera, permettimi di esprimere la gioia e l'emozione per l'onore che mi è stato concesso di dare voce non solo alla nostra comunità parrocchiale, ma anche all'intera città di San Giovanni Rotondo, che da secoli venera la Madre di Dio raffigurata in questo antico dipinto, ottenendo per sua intercessione grazie e favori celesti. Quella della Trasfigurazione è infatti la prima delle parrocchie cittadine che sono chiamate in questo mese di maggio ad unirsi a un'assemblea senza confini per rinnovare una fiducia illimitata e il filiale affetto nei confronti di colei che alle nozze di Cana è diventata la prima di una lunga schiera di santi intercessori e che, ai piedi della croce, è diventata madre dell'intera umanità e quindi di ciascuno di noi. Per questo, ora, a nome di tutti i parrocchiani della Trasfigurazione del Signore, rivolgo la comune preghiera alla Beata Vergine delle Grazie come atto introduttivo alla recita del Santo Rosario. Invito tutti a recitare con me la supplica a Maria Santissima delle Grazie. Gioisci, piena di grazia, il Signore è con te. Tu che per l'annuncio dell'angelo hai generato il tuo Creatore e Signore, sei diventata sentiero umile e prezioso che conduce al tuo Figlio Gesù. In te tutte le generazioni si diranno felici, perché hanno visto la via che conduce alla vera gioia. Indicaci la via, Maria, cammina accanto ai nostri giovani, perché riscoprano in Gesù la strada della vera pienezza. Alzati, piena di grazia, e corri verso noi. Tu che non hai considerato un tesoro geloso il Creatore e Signore che portavi nel grembo, sei divenuta messaggera della pace che attendiamo nel tuo Figlio Gesù. Benedetto il frutto del tuo grembo, venuto ad abitare in mezzo a noi. In lui troviamo casa, con lui ritroviamo il senso. Vieni a dimorare nei nostri cuori, Maria. Mostrati madre per i nostri giovani, perché riassaporino in Gesù la casa della vera amicizia. Corri in fretta, Maria, il nostro cuore ti attende. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,